Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di alcune apparenti contraddizioni che succedono a causa di alcune opzioni relative ai decimali dei numeri e alla funzione arrotondamento. Facciamo un esempio. Ad esempio, se io scrivo in questa cella, inserisco il valore 1,25, ricordiamoci che nei fogli di calcolo con sistemi operativi italiani la virgola è il separatore dei decimali e il punto in alto è il separatore dei tre zeri, mentre all'interno dei fogli di calcolo in lingua inglese il separatore dei decimali è il punto in basso e la virgola in alto separa i tre zeri delle migliaia. Se scriviamo 1,25 e in questa cella inseriamo una formula semplicissima in cui si vuole moltiplicare questo valore per 2, ricordiamo che nei fogli di calcolo il per è l'asterisco e la barra sopra il 7 della tastiera è la divisione, vedete che viene correttamente 2,25. Ma stranamente, se io cambio il formato, ad esempio, della cella, faccio tasto destro e scelgo l'opzione formatta celle e ad esempio indico al foglio di calcolo, questo vale in tutti i fogli di calcolo, non solo in LibreOffice Calc, che io voglio soltanto una posizione decimale, vedete che stranamente automaticamente il foglio di calcolo arrotonda il valore 1,25 a 1,3. A questo punto si propaga questo problema perché il lettore, il compilatore di questo foglio di calcolo non riesce a capire perché questa cifra, cioè a 2 per 2, fa 2,5 invece che 2,6, perché 1,3. Quindi noi, quando utilizziamo i fogli di calcolo, dobbiamo fare sempre attenzione. Quello che c'è all'interno, che si vede all'interno della cella, non è sempre quello che effettivamente viene rappresentato matematicamente. Bisogna guardare sempre la barra della formula. In inglese si dice what you see is not what you get. Quello che vedi non è quello che c'è in realtà. Vedete che all'interno della formula viene correttamente scritto che il contenuto della cella 2 è 1,25, è per questo che 1,25 per 2 è 2,5, mentre il formato ad una sola decimale produce un arrotondamento a 1,3. Facciamo la stessa prova applicando invece un arrotondamento con la funzione arrotonda. Scriviamo uguale arrotonda, aperta parentesi, la funzione arrotonda è semplicissima, bisogna indicare il numero da arrotondare, poi bisogna mettere punto e virgola e poi indicare il numero dei decimali, mettiamo 1. Vedete che correttamente l'arrotondamento ad un decimale di 1,25 da 1,3, ma in questo caso se io invece pongo la stessa formula di prima moltiplicando per 2 questo numero, vedete che correttamente il foglio di calcolo mi dà 2,6. Quindi ogni qualvolta si analizza un foglio di calcolo con delle formule, sempre guardare il contenuto delle celle all'interno della barra della formula, perché è il contenuto all'interno della barra della formula che è quello veritiero, e notare che quando il foglio di calcolo arrotonda autonomamente un valore decimale utilizzando il formato celle non viene computato. 1,25 per 2 farà sempre 2,5, mentre quando si utilizza invece l'arrotondamento tramite la funzione arrotonda, il valore vero sarà appunto 1,3 e a tutti gli effetti 1,3 per 2 fa 2,6. Grazie a tutti per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.